Qui oggi parliamo della vicenda urbanistica che ruota attorno all'abbazia di San Giuliano, senza mai interessarla direttamente. 1874, il comune di Genova si annette i territori dei comuni orientali. La necessità di questa espansione verso Levante scaturisce dalla dirompente crescita produttiva del porto che si sviluppa a partire dal 1854, cioè da quando viene inaugurata la stazione Principe e quindi il collegamento ferroviario fra Genova e Torino, la capitale del Regno di Sardegna. Ma i traffici ferroviari aumentano, fanno incrementare di molto i traffici portuali. Questo incremento dei traffici portuali attira lavoratori da ogni parte d'Italia, soprattutto dal nord, dall'Emilia, dal Piemonte. La città cresce non solo in termini demografici, ma anche in termini di affari e non ha più gli spazi necessari per accogliere tutta questa nuova popolazione. Per cui di fronte al limite evidente della collina che poi alla fine ha anche la cerchia delle mura, il comune intravede nei comuni nei territori orientali la superficie su cui svilupparsi, per cui verrà attuata un'espansione edilizia della città di Genova verso Levante, dove c'erano i comuni più deboli. Verso Ponente la città non aveva facilità di espansione perché c'era un comune altrettanto robusto, che era quello di San Pier d'Arena, comune anche industriale, che inoltre c'era la difficoltà oggettiva di raggiungere queste superfici perché la collina di San Benigno, su cui c'erano delle caserme, delle installazioni militari e c'era anche la cerchia delle mura, era un ostacolo troppo evidente alla possibilità di accesso diretto. Mentre verso Levante c'era la pianura del Bisagno che facilitava molto la accessibilità. Ora volevo farvi vedere delle immagini che rappresentano appunto questa situazione. Questa è una carta del 1898, è un rilievo topografico, ma poi disegnato all'acquarello dal Poggi, che dimostra com'era condotta la coltivazione dei terreni. Praticamente sono orti un po' ingenuamente, ogni orto ha un albero. Però si capisce benissimo che la situazione delle colline di Albaro era una distesa enorme di orti. Poi in mezzo a questi orti c'erano delle ville padronali con i loro giardini. La maggior parte dei fabbricati erano minuscoli, piccoli, perché erano le abitazioni dei fattori, degli ortolani. E poi sulla costa c'erano quattro abbastanza corposi edifici, che sono la chiesa di San Pietro alla Foce, la chiesa di San Nazaro, il forte militare di San Giuliano e poi qua giù in fondo, sulla destra, l'abbazia di San Giuliano. Questo territorio, di cui abbiamo anche un'immagine, non era ancora edificato in questa foto, che è sicuramente successiva al 1898, però si vede ancora una situazione vergine, cioè l'abbazia di San Giuliano, circondata dal verde, non c'è ancora la strada litoranea, anche se ci sono i muri di sostegno di un percorso pedonale, magari non molto importante, e quindi si vede la caratteristica di questo posto che era pittoresco sostanzialmente. Perché pittoresco? Perché era un luogo dove si andava a passare il tempo libero e diciamo in condizioni sicuramente di serenità. Nel 1901, quindi siamo già
nel secolo industriale, diciamo. Il Comune di Genova bandisce un concorso per il piano regolatore di Albaro. Piano regolatore, cioè una previsione di strade e di case da realizzare su quei terreni ortivi che abbiamo visto prima. Al concorso, che ripeto è stato bandito nel 1901, partecipano però solo due concorrenti che presentano due piani. Ve li faccio vedere. I concorrenti presentano i loro piani regolatori e sono solo due, che qui sembrano disegnati dalla stessa persona, ma in realtà sono disegni che ho tratto da un opuscolo che il Comune di Genova ha fatto stampare, quindi ha messo con gli stessi colori le due versioni presentate dai rispettivi progettisti, che erano l'ingegnere Severino Picasso e l'ingegnere San Giust di Teulada. Tutti e due, come vedete, fanno, questo no, questo viene dopo, realizzano l'urbanizzazione di Albaro attraverso strade fra loro ortogonali, proseguendo l'intreccio ortogonale che già era stato attuato nella zona della Foce, nella prima parte dell'espansione verso oriente della città di Genova, quindi ultimi anni dell'Ottocento, tra il 75, diciamo, e il Novecento. Viene completamente saturata la spianata del Bisagno. Lo vedete qua sulla sinistra, con strade che hanno assi ortogonali. Questa orditura ad assi ortogonali in entrambi i progetti, quello di San Giusto e quello di Picasso, prosegue questa orditura a strade ortogonali. E in entrambi questi piani l'abbazia di San Giuliano rimane come edificio emarginato, al di fuori di questa lunga strada litoranea. Però volevo far notare una piccola differenza fra i due piani. In questo progetto, che è quello di San Giust, l'abbazia di San Giuliano non è campita di nero e quindi è come se lui ne prevedesse l'eliminazione. Tutti quegli edifici neri invece vengono conservati. E nel progetto di Picasso, invece, l'abbazia viene campita di nero e quindi conservata, mentre il forte di San Giuliano appare, non appare disegnato nelle sue fattezze architettoniche, ma appare come una spianata, quindi come una cosa da eliminare. L'evento successivo, quindi 1905, 2 anni dopo, e questo, devo dire che i due piani che abbiamo visto non vengono attuati. Il comune, non assegna il primo premio a nessuno dei due, però divide a metà il premio e quindi dà la stessa cifra ai due progettisti. Però questi due piani rimangono nei cassetti. La città, ovviamente, aspetta che ci sia qualche decisione. Nel frattempo ci sono degli imprenditori che fondano una società edilizia che si chiamerà Edes, a Edes si scrive, e presentano questo loro piano di lottizzazione, come lo chiameremmo oggi. In questo piano si vede molto bene il quartiere della Foce completamente ormai costruito, salvo la zona a mare dove rimangono i cantieri navali. Però questa parte è satura, Piazza Savonarola, Piazza Paolo Adanovi, Piazza Tommaseo, scusate, torno indietro, e il progetto della Edes prevede di realizzare una strada litoranea che collega praticamente Sturla alla Foce, passando quindi vicino a San Giuliano. La strada litoranea passa a monte del forte di San Giuliano, che quindi viene ipotizzato come per una conservazione. Forse ci sono ancora le servitù militari, anche se Dario Carbone, che è il progettista di questo
questo piano di lottizzazione sostiene che non servono più queste installazioni militari sulla costa perché le navi militari già oggi possiedono, già in quell'epoca, 1905, possiedono delle armi tali che possono sparare da molto più lontano rispetto alla capacità di tiro che hanno i cannoni del Forte di San Giuliano. Quindi ormai l'installazione è inutile. Però volevo attirare la vostra attenzione sul fatto che questa passeggiata mare, come la chiama, passeggiata e giardini a mare, prevede la costruzione di una grande quantità di villette, tutte a monte, tranne poche che sono situate però in posizione più bassa rispetto alla passeggiata, in modo che ciascuno di quelli che abitano in queste villette si ritrova attorno alla villetta un giardino e davanti la vista mare. Quindi è una lottizzazione, diciamo, per gente agiata, per gente che si può permettere la casa con vista mare, col giardino intorno. In tutta questa vicenda, l'abbazia di San Giuliano è in questo posto, e cioè a ridosso di un ipotetico porto turistico. Porticciolo turistico. Non c'è dubbio che tutta questa roba è prevista per gente che va lì per migliorare la propria condizione abitativa. Ovviamente Carbone, nel fare questo piano, lascia le tracce anche dei precedenti due piani che abbiamo visto, quello di Picasso e quello di San Giusto. Naturalmente non entra nei dettagli, ma dimostra che si possono realizzare strade di collegamento tra questa passeggiata, numerose strade, e questo asse di penetrazione che collega poi direttamente la zona della Foce con Sturla. Questo perché, questi qui sono molto teorici, mentre questo disegno è dettagliato della costa, e lo vediamo in questo prossimo disegno. Le strade che portano alle pendici sono praticamente teorizzate e sono tratte da quei due documenti che abbiamo visto prima. Questo è un dettaglio in cui si vede meglio quello che dicevo, però oltre alle villette, ognuna col suo giardino, oltre all'abbazia di San Giuliano, che rimane qui come oggetto anomalo rispetto al porto turistico e alle villette, è previsto anche questo edificio che sarà l'unico ad essere costruito prima del 1910. Vedremo poi come andrà a finire. La vicenda urbanistica in quella zona comprende anche questo tentativo dell'ingegnere Cesare Gamba, il quale non solo era un influente personaggio politico, membro del Consiglio Comunale, ma uno stimato ingegnere che aveva già realizzato il ponte monumentale sopra la via 20 Settembre, e anche la sede di un prestigioso ufficio in Piazza dei Ferrari, oggi è la sede della Regione Liguria. Gamba vede i due piani di Picasso e di San Giusto non realizzati. Vede anche il disegno di Dario Carbone. Allora cosa fa? Fa lui una proposta di piano regolatore di Albaro, che è quella che vedete, dove la cosa più interessante è che l'abbazia di San Giuliano appare insieme al Forte di San Giuliano e insieme ad altre estese superfici del lungomare, trattata come un parco, come fossero i parchi di Nervi. Quindi dà un'importanza al monumento, anche a quello militare, e la sistemazione sembrerebbe molto più congruente con le caratteristiche di questo complesso monumentale. Faccio notare che la passeggiata a mare, anche in questo caso, passa a monte del Forte di San Giuliano, però, diversamente da Carbone, Cesare Gamba non mette delle villette a valle di questa passeggiata, le villette sono solo in questa zona occidentale, ma in compenso Albaro diventa una sequenza di edifici condominiali lungo questi assi di penetrazione, pensate a via Sarotti, a via Caffaro, sono cose del genere, cioè sono caseggiati questi con 30-40 appartamenti ciascuno, sono dei condomini. Neanche il piano di Gamba viene attuato, e allora nel 1906 gli uffici comunali, prendendo in prestito tutte le idee che avevano visto sviluppato da Picasso, da San Giusto, da Gamba, da Carbone,
A loro volta fanno un piano regolatore della regione di Albaro che mescola un po' tutte queste cose, si annacquano le scelte principali. Albaro diventa tutta una serie di stradine amene, un po' tortuose, perché devono ovviamente superare i dislivelli delle colline. Ma quello che ci interessa è che il forte di San Giuliano viene intaccato nella sua zona di rispetto, perché vengono costruite, vengono ipotizzate, no? Delle costruzioni residenziali attorno al forte, e l'abbazia di San Giuliano si prevede addirittura il taglio di una fettina per consentire l'allargamento della passeggiata a mare a queste dimensioni inusitate, veramente molto grandi. Anche qui rimane la previsione di un porticciolo turistico. Benché questi scogli che rimangono qui dentro facciano capire che questa cosa è abbastanza ideale. Io ho messo qui il disegno di una ditta, di un privato, che chiede una concessione demaniale per fare i bagni marini. Siccome la chiede vicino alla chiesa di San Giuliano, mette la chiesa di San Giuliano, il complesso monumentale di San Giuliano, nel disegno come riferimento, e in cui si vede molto bene che lui ipotizza, siccome ha copiato un disegno del comune, ipotizza il taglio. In questo disegno si vede benissimo che il comune aveva ipotizzato il taglio del complesso monumentale per l'allargamento della strada. Anche in questo disegno sonometrico, che è sempre del comune. Per attirare i finanziatori e gli investitori sulla zona di Albaro, pubblica periodicamente degli opuscoli, uno dei quali, questo qui, fa vedere una visione, una veduta ideale di come sarebbe Albaro, veduta sonometrica, dopo che hanno costruito tutti i palazzi, e come vedete si tratta in gran parte di edifici plurifamiliari, quindi condomini. E anche qui c'è il porticciolo turistico di San Giuliano, e la chiesa in pratica è un edificio, l'edificio principale attorno al porto turistico, quindi potrebbe avere una sua destinazione legata al porto turistico. Certo è che il porticciolo viene concepito in questo disegno ideale come un accessorio, della chiesa, o viceversa. Il complesso monumentale di San Giuliano, il convento dei Benedettini, non è altro che un accessorio del porto turistico. Però non succede nulla, in realtà questo complesso rimane sempre fuori da tutte le decisioni. Questa è la versione finale del piano regolatore di Albano, che viene realizzato nel 1912, ma approvato nel 1914, poco prima della Grande Guerra. In questo piano, che viene redatto con le nuove caratteristiche dell'urbanistica dell'epoca, cioè non si disegna più il sedime delle case, ma solo la giacitura delle strade. Poi la posizione degli edifici sarà oggetto di piani successivi più dettagliati. Quindi è un modo per rendere più libera la fantasia dei progettisti. Ma in ogni caso noi vediamo che la passeggiata a mare in questo piano ufficiale, no, del comune del 1912, la passeggiata a mare corre spesso sul mare. Quando arriva a San Giuliano ne taglia un pezzetto. Le vicende, comunque, da un punto di vista edilizio, procedono anche separatamente dalle decisioni del piano. I privati, soprattutto la società Aedes, che era stata costituita per urbanizzare la regione di Albaro, manda in giro degli opuscoli in cui, tra le cose che illustrano, diciamo, i vantaggi di andare ad abitare ad Albaro, c'è questa fotografia del convento dei Benedettini come monumento nazionale, quindi come luogo pregiato da un punto di vista, diciamo, dell'insediamento. Certo, non è il centro storico di Genova con i suoi numerosissimi monumenti, cattedrali, chiese, storie, però Albaro, che in pratica non avrebbe niente se non le ville, che però restano private, in Albaro questo monumento viene scelto come elemento di attrazione di una potenziale utenza,
degli acquirenti, insomma, delle case, delle villette della Edes. Voglio ricordare che la Edes aveva comprato delle piccole ville preesistenti in Albaro per metterle a sua volta sul mercato insieme a quelle nuove che andava costruendo, però non si è mai sentita il dovere di andare a comprare questo complesso monumentale che era stato già sconsacrato e quindi abbandonato, e quindi ne valorizza la potenzialità come elemento di attrazione, ma non dal punto di vista, diciamo, dello sfruttamento. Mentre invece si dedica alla costruzione di questo edificio che verrà inaugurato nel 1908 e che è il famoso Lido d'Albaro, e cioè un edificio con caratteristiche ludiche, perché era una sala da ballo, un ristorante, sala giochi, si facevano ricevimenti, concerti. Ed era il luogo dove si andava, era la boa attorno a cui si girava nelle passeggiate che si facevano appunto con le carrozze su quello che verrà poi denominato Corso Italia. E questa incredibile vicenda in cui, mentre tutto intorno al complesso monumentale di San Giuliano si realizzano, si costruiscono ville, case, strade, si furoreggia da un punto di vista edilizio, l'abbazia non viene minimamente toccata da queste imprese. Ed è una cosa che rimane tuttora da spiegare. Anche in relazione al fatto che invece l'unico vero no, nuovo fabbricato costruito sulla regione, il primo edificio che viene realizzato, cioè il Lido d'Albaro, viene fatto più o meno con le stesse caratteristiche dell'abbazia, cioè in riva al mare, sopra la scogliera, con la stessa angolazione rispetto al sole, rispetto alla costa, e quindi sembrerebbe come una riedizione di un edificio che già esisteva e che avrebbe meritato una maggiore attenzione.